a tutti. Stiamo concludendo la festa in onore di Santa Monica e Sant'Agostino e possiamo anche dire che questa è la prima volta che una banda dal 1650, anno di fondazione di questo monastero, suona in questo chiostro. Quindi siete i primi in assoluto. Il nostro benvenuto a tutti voi e alla grande orchestra di fiati di Santa Cecilia della città di Taranto che ci ha rallegrato lungo il percorso, che adesso ci suonerà alcune marce. Nel frattempo che loro prendono fiato, perché per suonare gli strumenti a fiato ci vuole tanto allenamento e tanta forza anche di polmoni, io mi pregerò insomma di intrattenervi con alcune parole brevi di Sant'Agostino. Sant'Agostino scrive: Dio è vicino, amalo e abiterà in te. Nel Salmo 64 si legge: il giusto si rallegrerà nel Signore. Ma come ci rallegriamo nel Signore se il Signore è tanto lontano da noi? Che noi sia lontano o che sia lontano, lo fai tu. Amalo e si avvicinerà. Amalo ed abiterà con te. Il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla. Vuoi vedere quanto se lo ami sia con te? Dio è amore, perché i fantasmi del tuo pensiero svolazzano in lungo e in largo e dici a te stesso: allora che cosa è Dio? Allora qual è Dio? Qualsiasi cosa ti immagini non lo è. Qualsiasi cosa tu racchiuda nel tuo pensiero non lo è. Se fosse davvero Lui, non potrebbe essere racchiuso in un pensiero, ma perché tu lo possa ricevere in un assaggio, Dio è amore. Tu mi dirai: ma allora che cos'è l'amore? L'amore è ciò con cui amiamo. Ma che cosa amiamo? Un bene irreprensibile, un bene benefico, un bene creatore di tutti i beni. Ti procuri un godimento colui da cui hai ottenuto tutto ciò che ti procura godimento. Dai sermoni di Sant'Agostino. Thank you.
Adesso ascolteremo A piacere di Marimbola. Quante cose nelle cupidigie colpevoli si amano e non si hanno. Molti sordidamente bruciano di avere
cercano di avere ed il più delle volte muoiono prima di trovare quello che cercavano. Dio ci si offre per la direttissima, ci grida: amate me e avrete me, poiché non potete amare me se non amate me. Ed è un amore diverso da quello per il denaro. Il denaro diminuisce erogandolo, la carità si accresce. La carità non la si spende come il denaro. C'è infatti questa diversità: il denaro, spendendolo, diminuisce, quella si accresce. Poi c'è anche quest'altra differenza: mentre a chi abbiamo dato il denaro dimostreremo una maggiore benevolenza se non cerchiamo di riaverlo, al contrario, uno non può essere veramente prodigo di carità se non esige il ricambio dell'amore che egli dona. Infatti, quando si riceve del denaro, non se ne appropria chi lo riceve, mentre chi lo dona se ne espropria. L'amore, invece, non solo cresce nel cuore di chi lo esige da parte di colui che egli ama, anche se non lo riceve in cambio, ma anche colui dal quale lo riceve comincia ad averlo quando lo ricambia. Dall'epistola 192esima di Sant'Agostino. Ascolteremo Vita pugliese di Piantone. Thank you.
dal sermone sul Vecchio Testamento numero 34 di Agostino di Ippona. Amando Dio ci guadagniamo noi. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Dio con tutto me stesso, il prossimo come me stesso. Il motivo che concerne me è il motivo che concerne te. Vuoi sentire il motivo per cui devi amare te? Tu ti ami perché ami Dio con tutto te. Credi infatti di riuscire utile a Dio perché ami Dio? E perché tu ami Dio? A Dio si aggiunge qualche cosa. Ma se non lo ami, tu avrai qualche cosa di meno. Quando lo ami, sei tu a trarne vantaggio. Tu sarai là dove non perisci. Ma tu risponderai e dirai: quando non ho amato me? Certamente non ami te quando non ami Dio che ha fatto te. Ma quando tu odiavi te, credevi di amare. Ascolteremo l'Eccesina di Piantone.
Chiesa siamo noi, gli invitati alle nozze, grande mistero. Noi siamo gli invitati alle nozze e noi siamo le nozze stesse. Le nozze umane, una è la sposa, altri gli invitati. Noi siamo gli invitati e siamo la sposa stessa. Noi infatti siamo la Chiesa e siamo invitati nella Chiesa. Come figli della Chiesa dobbiamo camminare in essa, esprimendo in animosa esultanza una novità di vita. Camminate nella via con tutte le genti, camminate nella via con tutti i popoli, o figli della pace, figli dell'unica Chiesa cattolica. Camminate nella via, cantate mentre camminate, lo fanno i viaggiatori a sollievo della fatica. Cantate voi in questa via, ve ne scongiuro, in nome della via stessa, cantate in questa via, cantate un cantico nuovo, nessuno qui canti cose vecchie, cantate canzoni d'amore della vostra patria, nessuno canti cose vecchie. La vita è nuova, il viandante è nuovo, il cantico è nuovo. Ascolta l'Apostolo che ti esorta ad un cantico nuovo. Se uno è in Cristo, è creatura nuova. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Dagli scritti di Sant'Agostino nella Epistola 66esima. La Sivigliana. Thank you.
dagli scritti di Sant'Agostino, il De Magistro. Cristo vive nei martiri per sostenerli e nei fedeli per ammaestrarli. Quella che istruisce non è però la voce esteriore, ma la sua risonanza interiore. E l'esperienza conferma che la lezione cattedratica ci può equipaggiare di scienza, ma non arriva a rischiarare e a muovere i meandri intimi della coscienza. La sapienza, invece, comprende le nozioni, ma le anima e le orienta in effettività di vita. Su quello che noi comprendiamo, noi consultiamo, non colui che parla facendoci sentire al di fuori, ma la verità che all'interno presiede alla nostra mente e che forse le parole esterne ci invitano a consultare. A istruire è colui che viene consultato, Cristo, che ci dice: abiti nell'interiorità dell'uomo. Cioè, l'incommutabile ed eterna sapienza di Dio si è resa vicina all'uomo, abita nell'uomo. Ogni anima razionale la consulta, ma essa si apre a ciascuno solo nella misura in cui egli la può prendere in rapporto alla propria cattiva o buona volontà. Se talora sbaglia, ciò non avviene per colpa della verità consultata, come non è colpa di questa nostra luce esterna il fatto che gli occhi fisici sovente si sbaglino. Noi ammettiamo di avvalerci di questa luce per le cose visibili, perché ce le mostri per quanto noi siamo capaci di vedere. Ascolteremo l'Iconziana di Porto.
Cristo è ponte tra l'iniquità e la giustizia, in quanto ci rende giusti, realizzando quella dignità spirituale che rende l'uomo nobile. Non si tratta però di un procedimento passivo che svilirebbe l'uomo ad oggetto. Cristo ci mette in condizione di cooperare impegnando la nostra iniziativa. Fu dato in sacrificio a causa dei nostri peccati e risuscitò per compiere la nostra giustificazione. Che cosa vuol dire per compiere la nostra giustificazione? Vuol dire per giustificarci, per renderci giusti. Tu sarai opera di Dio non soltanto in quanto sei uomo, ma anche in quanto sei giusto. Vale infatti di più che tu sia giusto di quanto che tu sia uomo. Se uomo ti fece Dio, giusto ti fai tu. Fai qualche cosa che vale di più di quello che fece Dio. Dio ti fece senza di te. Non hai infatti espresso nessun consenso perché Dio ti facesse. E come avresti potuto acconsentire se non c'eri ancora? Dunque, colui che fece te senza di te non ti giustifica senza di te. Ti fece a tua insaputa, ti giustifica a tua volontà. Ascolteremo Atan di Danà. Thank you.
per aiutarci a raggiungere la giustizia, Cristo veglia continuamente su di noi. C'è un amore che ha la sollecitudine della trepidazione. Cristo veglia su di noi quando noi siamo svegli e veglia su di noi quando dormiamo. Se dunque il bestiame dell'uomo è al sicuro quando ha come pastore un uomo, quanta deve essere la nostra sicurezza quando è Dio stesso che ci fa pascolare, e non soltanto perché ci fa pascolare, ma anche perché ci ha creati. Ascoltiamo l'ultimo brano, lo dedichiamo a Sant'Agostino e ascolteremo Mosè. Mi hanno detto che l'acustica era buona qui, non so se voi siete sopra, invece mi hanno detto che è ancora migliore sulla balconata. Allora l'anno prossimo saremo più audaci, cercheremo di portarvi sul belvedere, non sul belvedere proprio, però ci sono 60 scalini, non vorrei che arrivate sopra e diventate di sfiatati. Va bene, il nostro ringraziamento a tutti voi che avete partecipato, confessato in questo chiostro davanti al nostro crocifisso mistico, poi abbiamo visitato il Belvedere guardando la città dall'alto nella notte,
E poi abbiamo ascoltato, abbiamo visto ieri l'opera teatrale del grande Edoardo De Filippo, Filumena Marturano, sul senso della vita e della famiglia. Questa sera abbiamo concluso, mi verrebbe da dire, con la stessa dignità, con questi giovani, con questi uomini che ci hanno dato la possibilità di ascoltare la musica. Forse qualcuno la ritiene di altri tempi, ma per noi è sempre bella. Allora, grazie a tutti i collaboratori, grazie a voi, buona serata, e vi lascio con le ultime parole di Sant'Agostino, che scrive: Signore, Tu ci hai creati per Te e il nostro cuore è inquieto fin quando non riposa in Te. Buona serata.